Ragazzi, eccoci qua con un nuovissimo video. Io sono Natasha, ma potete trovarmi su Instagram con il nome di StudyBreak2.0. Allora ragazzi, il video di oggi è un video richiestissimo da tantissimi di voi su Instagram, perché nelle storie e anche in una foto che potete tranquillamente andare a vedere anche voi, perché vi lascio il link sotto descrizione del mio profilo Instagram, praticamente avevo pubblicato la foto di questo contenitore porta evidenziatori, porta penne, porta tratto pen di plastica, che mi è stato regalato dalla mia cartolaia di fiducia. Ebbene sì, anche la mia cartolaia ormai sa quali sono le mie passioni più sfegatate. Praticamente questo contenitore era in principio un contenitore porta tratto pen, era proprio della tratto pen, era stato inviato alla mia cartolaia con tutti i tratto pen suddivisi per colori. Una volta che sono stati venduti abbastanza tratto pen, erano rimasti pochi, ha deciso di collocare gli ultimi tratto pen in quelli che erano già dei contenitori che aveva lei in negozio. Non sapendo di cosa farsene e dove buttarlo, ha deciso di regalarlo. Perciò adesso ve lo mostro. È grossissimo, come potete notare ci sono tanti scompartimenti, ce ne sono 24, dovrebbero essercene. Sono abbastanza brava in matematica, quindi dovrebbero essercene 24. Come potete notare però, non so se lo vedete, ecco ve lo mostro così, vedete che ci sono degli oggetti tratto pen e point 88 che escono, perché il diciamo che è funzionale per quegli oggetti di cancelleria che sono abbastanza lunghi, mentre come potete vedere già gli evidenziatori della Boss, anche i tratto video, sono dentro, quindi faccio difficoltà a prendere a volte alcuni oggetti. Infatti non è poi così tanto comodo, però ho deciso di tenerlo anche perché è molto più comodo secondo me avere comunque tutto fuori piuttosto che continuare a riempire astucci e poi dove ho messo quella cosa, no, nell'altro astuccio, no, in quell'altro, quindi fare un casino assurdo, e ho preferito comunque lasciarli qua dentro. Allora ho deciso di collocarli per colore, perché io inizialmente li avevo collocati per categoria, ovvero due scompartimenti solo per point 88, uno per tratto pen, eccetera eccetera. Molti di voi su Instagram mi hanno consigliato di farlo per scala e gradazione di colore, e infatti ho deciso di farlo così, partendo dal rosa e finendo col marrone, i colori rossi e marrone, perché ho notato che ovviamente di point 88 ne ho molti di più rispetto a tratto pen, e quindi veniva tipo degli scompartimenti tanto capienti, tanto pieni, mentre altri erano praticamente vuoti e non aveva senso tenerli così. E niente, adesso vi mostrerò uno per uno gli scompartimenti, cosa ho messo dentro e cosa c'ho. Comunque questo è una delle migliori cose che mi siano state mai regalate in tutta la mia vita. E niente, vi lascio col video. Sorry, can't change time. It's hard for me to be mad at you, I don't wanna be. It's hard for me to be mad at you, cause there's part of me that loves you still. Loves you still. Always will, you know. I just wanna be your friend again, but there's some shit I can't forget. I don't think I'm ready yet. I just want the bad feelings to end, but there's some shit I can't forget. I don't think I'm ready yet. Hit me up another time. Maybe one day I'll change my mind. Some shit I can't forget. I don't think I'm ready yet. I don't think I'm ready yet. I don't think I'm ready yet. Sometimes I just wanna call you, but the timing's never right. Even though I really want to, I can't leave it behind. It's hard for me to be mad at you, I don't wanna be. It's hard for me to be mad at you, cause there's part of me that loves you still. Loves you still. Always will. I just wanna be your friend again, but there's some shit I can't forget. I don't think I'm ready yet. I just want the bad feelings to end, but there's some shit I can't forget. I don't think I'm ready yet. Hit me up another time. Maybe one day I'll change my mind. You know that I just wanna be your friend again, but there's some shit I can't forget. I don't think I'm ready yet. I don't think I'm ready yet. All that I want is to take you there. Sorry, my heart doesn't work like that. I don't think I'm ready yet. All that I want is to take you there. Sorry, my heart doesn't work like that. I just wanna be your friend again. Ooh, I just wanna be your friend again. Yeah, I just wanna be your friend again. Maybe one day I'll change my mind. You know that I just wanna be your friend again. But there's some shit I can't forget. I don't think I'm ready yet.
Allora ragazzi, il video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto, che sia stato di ispirazione magari nell'acquistare un portacontenitori. Su Amazon ce ne sono davvero davvero tanti, molto più comodi anche di quello, magari in orizzontale con i cassettini, che mi sa che ne acquisterò uno anch'io, soprattutto per quegli oggetti che, come potete aver visto, sono piccolini, quindi ho difficoltà poi nel prendere. Allora, se il video vi è piaciuto, quindi mettete un bellissimo like qua sotto. Vi ricordo che potete trovarmi anche su Instagram e il link ve lo lascio ormai, lo sapete a memoria, sotto in descrizione. Fatemi sapere nei commenti se voi avreste disposto gli oggetti in maniera diversa dalla mia. Sono curiosa di vedere come li avreste disposti voi, per colore, per grandezza, per categoria. Fatemelo sapere. E niente, ci vediamo con un prossimo video. Ciao!